La società L'Aquila Calcio batte un colpo e tramite una nota ufficiale comunica che per dare risposte e trasparenza in merito all'ipotizzata cessione delle quote ha incaricato l'avvocato Tiberio Gulluni, uomo di fiducia del vicepresidente Massimo Mancini, di rappresentarla in ogni eventuale trattativa appunto per il passaggio di quote della società rossoblù. Il professionista è stato incaricato dalla proprietà di predisporre anche un piano di pagamento pluriennale dei debiti pregressi, cui dovranno far fronte, come è noto, i soci uscenti. La proprietà ha più volte detto di arrivare sino al termine della stagione e poi di essere disposta a cedere il club, altrimenti c'è la messa in liquidazione. I soci nella nota dicono di essere disposti anche a rilasciare tutte le garanzie del caso per sostenere il piano di pagamento dei debiti pregressi, dando mandato all'avvocato Gulluni di prendere in considerazione solo proposte che siano accompagnate da un progetto sportivo di alto livello la cui sostenibilità economica sia garantita. Dichiarazioni che arrivano dopo la conferenza stampa in comune di assessore allo sport, mister Resquadra, nella quale sostanzialmente l'assessore Piccinini aveva annunciato il contributo economico di ANCE e imprenditori privati per arrivare sino al termine della stagione sportiva a sostegno della squadra rossoblù. Nella stessa conferenza l'assessore aveva dichiarato di aver avuto manifestazioni di interesse per il club da parte di due cordate distinte, una locale e una di fuori, da incontrare nella settimana appena iniziata.